Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi è una video recensione davvero molto, molto, molto emozionata, molto più delle altre, in quanto parleremo di un pezzo che collezionisticamente inseguo da anni e finalmente è entrato nella mia collezione. Anche grazie all'aiuto di un amico, Igor Venturini, che mi affianca in tutti questi acquisti, chiamiamoli vintaggiosi. Igor, tra l'altro, è amministratore del gruppo Facebook Transformers G1 Vintage Italia, che vi invito ad andare a visitare. Quindi, chi meglio di lui può parlarcene? Sono davvero onorato, contento di questa collaborazione, dove appunto Igor ci parlerà della storia. In collaborazione con colui che ritengo un pilastro indiscutibile per quanto riguarda il collezionismo di Transformers G1 e pre-G1, cioè Marco Salerno. Vi consiglio di ascoltare attentamente tutto, in quanto ci saranno anche informazioni e chicche non facilmente trovabili su internet. E dunque andiamo a parlarne. Ciao Gianni e ciao a tutti gli amici del gruppo. Grazie per questo invito a parlare di uno dei personaggi per me più cari e della storia un po' oscura e controversa, ovvero sia Jetfire G1. Prima di cominciare questa spiegazione, però, mi preme ringraziare qui in via pubblica l'utente Marco Salerno, che oltre ad avermi fornito alcune delucidazioni, mi ha anche passato alcune fotografie della sua collezione personale, senza le quali di entrambe questa recensione, se non impossibile, sarebbe stata abbastanza difficile. Dopo questa sostanziale premessa, iniziamo a parlare appunto di questo personaggio, ma prima di parlare facciamo leggermente un passo indietro. Quindi, ai primi anni 80, parlando della Takatoku Toys, una nota ditta giapponese dell'epoca, specializzata in giocattoli e molto famosa per l'ottima fattura con cui li produceva, pensate alle Taimbokan, di cui aveva praticamente i diritti, ma che nel 1982 lei e il suo partner di design, ovvero la Matsushiro, ricordatevi questo nome perché tornerà fuori in seguito, realizzarono un vero exploit con il brand Macross, realizzando appunto i veri protagonisti della serie animata, ovvero le Valkyrie. Cosa sono le Valkyrie? Sono dei jet ad ali variabile, chiaramente ispirate agli F-14 Tomcat, capaci di convertirsi in un robot antropomorfo e inoltre capaci di avere una terza opzione, cioè una modalità jet, ma con gambe e braccia estese. Purtroppo, dopo questo incredibile exploit e centinaia e migliaia di modellini venduti, Takatoku non fu più in grado di realizzare altre vendite sostanziali e non centrò più dei progetti commerciali avvincenti, dichiarando nel 1984 la bancarotta e chiudendo i battenti. Proprio nel 1984 Hasbro, prendendo alcuni stampi dalla Takahara, cominciò a immettere sul mercato i propri Transformers, riscuotendo un grandissimo successo e preparando una seconda wave che sarebbe partita di lì a poco. Non sazia dei già stampi che aveva, cominciò a cercare degli stampi da altre ditte, sempre di robot trasformabili. Quindi osservò appunto con particolare interesse un particolare tipo di Valkyrie, cioè la Super Armored o la Super Parts, che era
la Valkyrie, il modello VF1S, quello, il modello diciamo più proprio per piloti esperti, ma con delle super parts, cioè dei reattori e una sorta di armatura agganciabile sul corpo, diciamo, sia in modalità jet che in modalità robot. Questo particolare modello interessò molto i commerciali della Hasbro per realizzare un proprio personaggio e chiese permesso a Bandai, che nel frattempo aveva rilevato tutti gli stampi della povera Takatoku, di acquisirne lo stampo per poterlo così immettere sul mercato. Questa è la prima fase di quello che poi vedremo avvenire in seguito. Ricordatevi però che Hasbro deteneva i diritti per la distribuzione sul suolo americano, mentre la Takara deteneva i diritti per distribuzione sul suolo orientale. Sono due cose diverse. Anche questo bisogna tenerlo in considerazione in virtù di quello che parleremo dopo. Ma quindi, ora che Hasbro deteneva finalmente gli stampi del nostro amico, dove fu distribuito Jetfire? Jetfire fu distribuito in America, fu distribuito in Canada, fu distribuito nella Middle Europa e fu distribuito probabilmente in Inghilterra. Non fu distribuito in Messico, non fu distribuito in Italia e soprattutto non fu distribuito in Giappone. Nel 1985, cioè quando arrivò in Europa, scusate, la prima wave dei Transformers, circolava in alcuni paesi, come ad esempio l'Olanda e il Belgio, un particolare tipo di Jetfire, una particolare variante, cioè quella distribuita dalla Milton Bradley. Milton Bradley era una casa di produzione, da poco assorbita dalla Hasbro, che non aveva del proprio catalogo ancora l'Optimus Prime. Quindi, sempre per un problema di stampi o di diritti. Quindi si era inventata una propria storia, aveva dato una propria accezione alla storia di Transformers e circolava un piccolo catalogo con annesso delle strisce di fumetti dove praticamente era Jetfire il capo degli Autobot. Così come mi è successo per altri modelli datati, ma per questo in particolare, è proprio come una rockstar della quale guardiamo le fotografie sulle riviste, improvvisamente la incontriamo dal vivo qui a casa e l'emozione è davvero indescrivibile. Con l'inarrivabile polistirolo che racconta tantissime storie di noi bambini anni 80 in queste meravigliose emozioni incastonate nella storia. Ed eccolo qui, un modello con una meravigliosa storia da raccontare, la storia di questo brand Transformers che dall'84 ad oggi ancora ci scalda il cuore, una storia dove, come sappiamo, principalmente tutto è nato dai pre-Transformers Diaclone e Microchange Microman, ma passando anche per altri brand come la Toy Box e soprattutto appunto dalla Takatoku e quindi dopo Bandai Macross, arrivando a questo stupendo modello con tutta la storia che Igor ci ha raccontato con la collaborazione e l'aiuto prezioso di Marco Salerno, e dopo ancora andremo a sentire delle chicche. Sinceramente è passato molto tempo prima di decidermi ad acquistare, in quanto nonostante i prezzi davvero proibitivi si trovavano copie più che altro con parti sensibilmente ingiallite. In questo caso invece finalmente è arrivata una copia ad un prezzo ben più basso di altri che ho visto online,
pezzi che costavano molto di più e messi anche peggio di questo. Questo ovviamente presenta dei segni, vedete qui manca della vernice qui, che per me sono vita vissuta vintage, che hanno anche il loro fascino, e le parti ingiallite sono minime. Quindi, nonostante non sia perfettissimo, però ripeto, rispetto ad altri che costavano molto di più, con parti più ingiallite, anche con le parti, con gli accessori messi anche peggio, direi che nel complesso sono molto contento di quanto ho speso per questo acquisto. Ovviamente in tanti mi chiederete quanto ho speso, praticamente costava sotto i 400 euro, ovviamente più spese di spedizione, quando invece ne ho visti anche a 700, 800, 1000 euro messi anche peggio. Ad esempio in copie ben più costose c'era soprattutto questo carrello anteriore quasi sempre rotto, qui invece tutti e tre i carrelli sono integri. Ed ora ascoltiamo un po' di sinfonia vintage. In un episodio unico della Generation One, che non posso purtroppo caricare qui di seguito per motivi di copyright, dicevo, in questo episodio unico si vede il nostro Jetfire che atterra con l'ausilio delle gambe, andando a citare la celebre modalità gear walk tipica della Macross, che adesso, sempre con tanta emozione, scusate se continuo a dirlo, ma davvero è tanta l'emozione oggi, e ce l'andiamo a guardare. Una modalità davvero celeberrima, talmente tanto che sicuramente con altri modelli di jet trasformabili in robot avremo provato ad imitarla e realizzarla. Tra l'altro anche nel recente Masterpiece Takara si può ricreare questa modalità. Da parte mia, nel trasformarlo, le sensazioni sono davvero fortissime, non solo per il monumento che è questo modello dal punto di vista del brand Transformers, ma soprattutto in quanto il classico cugino, avevo un cugino che aveva tutto di più e io non avevo una mazza, aveva lo storico Takatoku, quindi quando andavo a casa sua lo trasformavo e lo ritrasformavo, prima o poi vedrò di recuperare anche il Takatoku perché insomma è doveroso. E quindi trasformandolo ho sia questa leggenda tra le mani, sia quei ricordi stupendi, e quindi questo è quanto. Ed ora andiamo finalmente a vedere il robot. Ovviamente questi sono pezzi da maneggiare con estrema cura, o addirittura da non maneggiare addirittura. Però, come dico sempre, la vita è una e almeno una volta me lo voglio trasformare e godere, poi andrò a dormire nel box ed in futuro chissà. Come modello dei primissimi anni 80 è assolutamente avanti di almeno 10 anni abbondanti per quanto riguarda la posabilità, cosa che lo rende ancora oggi un modello attuale ed ambitissimo. Infatti ho ultimamente recuperato la Valkyrie della Bandai Chogokin,
che non mi ha entusiasmato più di tanto, ma non tanto per demerito di quel Bandai Tsugoki, ma più che altro per i meriti enormi di questo mold, che appunto già nei primissimi anni 80 era assolutamente all'avanguardia. Qui corredato con i celebri accessori, anche questi è difficilissimo trovarli integri in quanto hanno delle plastiche molto dure e quindi all'epoca giocandoci era facilissimo romperli. Ed ora ripasso la parola al nostro Igor per altre interessantissime chicche e comparazioni e per i saluti finali. Passiamo adesso a capire le sostanziali differenze dei Jetfire usciti in America, Milton Bradley uscito in Europa a parte. Si possono considerare, in virtù delle varianti dei marchi, del mold, quindi della forma del modellino e differenze, piccole differenze sulla scatola, almeno 7 varianti di Jetfire, ma che possono essere riassunte per comodità almeno in 3 famiglie. Una primissima versione Jetfire uscì fra fine 84 e primi dell'85 in America, è quella della Matsushiro, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il Jetfire Matsushiro era praticamente la Super Valkyrie UF-1S, solo con un diverso assortimento cromatico. Questa primissima versione aveva lo stemma di Macross Unspecy, dipinto sull'ala sinistra, dove c'è la striscia rossa, avete presente, poi si interrompeva, c'era lo stemma e poi la linea rossa sull'ala sinistra riprendeva. Questa prima versione aveva i polistiroli spesso sfondati, perché per adattare il Jetfire gli ingegneri premevano fino a sfondare i polistiroli. Aveva un corredo di missili perché l'arma era sparante, sempre eredità della vecchia Takatoku, e aveva una striscia di adesivi in più, oltre ovviamente allo stemma, al marchio Matsushiro. Un'altra particolarità era che nel front scatola alcune scritte non erano facilmente leggibili, essendo scritte bianche su sfondo grigio. Subito dopo uscirà una seconda versione, sempre della Matsushiro, dove non sarà più dipinto lo stemma Unspecy, ma sarà un adesivo, sempre a cavallo della striscia rossa, sull'ala sinistra. I polistiroli saranno integri, quindi vedete che hanno apportato alcune differenze, e non ci saranno i proiettili, perché in America ci sono alcune restrizioni in materia di sicurezza dei bambini, e ovviamente ci sarà un solo foglio adesivi. Ovviamente la primissima versione è pre-rub, quindi non aveva l'adesivo termocangiante. L'ultima versione invece, quella più comune, è quella invece distribuita dalla Bandai, dove appunto il marchio è Bandai, perché nel frattempo ha assorbito completamente tutti gli stampi. La striscia rossa è continua, non ci sono altri marchi, ed ci sono alcune differenze riconoscibili a livello di mold, in quanto le antenne sulla testa sono più magre, più smilze rispetto a quelle più grossolane del modello Matsushiro. Per concludere, viene da chiedersi, quindi, ma allora come mai, se la Hasbro deteneva i diritti
la figura di Jetfire che tutti abbiamo conosciuto è così diversa dal giocattolo. È presto detto e lo avrete senz'altro capito, proprio per una questione di stampi e di diritti, dato che la serie animata veniva trasmessa anche in Giappone. E quindi forse c'erano dei veti oppure degli accordi fra aziende. La Takara non voleva una pubblicità in diretta alla propria concorrente Bandai di un suo prodotto, quindi le Valkyrie. Tenete presente che in quegli anni, a metà anni 80, Macross era ancora molto popolare e i giocattoli erano ancora distribuiti nei negozi. Per questo Jetfire non fu mai commercializzato e distribuito in Giappone. Quindi Hasbro, per ovviare al problema, diede ordine alla Sambov, che all'epoca dirigeva gli episodi della serie animata, e la Marvel, che era titolare della testata fumetti dei Transformers, di formare un nuovo personaggio ex novo, ed è il personaggio Jetfire che noi abbiamo conosciuto nella serie animata o chi l'ha letto nei vari fumetti pure usciti in Italia. Questo generò non poco malumore fra i bambini, che andarono un po' anche in confusione, perché si ritrovavano un personaggio in TV o nei fumetti e un altro personaggio nel negozio di giocattoli. Tanto che c'è ancora chi sostiene che Skyfire sia il personaggio della TV e Jetfire sia invece proprio solo il giocattolo in sé. Concludo salutandovi e ringraziando Gianni per l'ospitata e facendovi vedere lo spot pubblicitario uscito all'epoca in cui almeno Hasbro cambiò il colore del visore di Jetfire da rosso ad azzurro, che era il classico colore degli occhi di tutti gli autorobot. Ciao a tutti e grazie. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero davvero vi siate un po' emozionati insieme a noi. Vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.